Oggi è il 17 febbraio e la FIDAS si fa conoscere con questo appuntamento al centro dei servizi del volontariato. Quali sono gli obiettivi? Ne parliamo con Carla Buzzelli, che è la presidente. Gli obiettivi sono sempre quelli di portare le persone a donare, di diffondere la cultura del dono del sangue. È fondamentale perché dietro, diciamo, tutto questo processo ci sono i pazienti che vivono e sopravvivono di trasfusioni di sangue, quindi per alcuni è fondamentale che ci sia. I valdostani donano sangue? Sì, donano sangue, la Valle d'Aosta è autosufficiente per sé, dobbiamo garantire questa autosufficienza. Si può fare soltanto rinnovando il parco donatori, perché si può donare solo fino a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Se io volessi diventare donatore di sangue, cosa potrei fare? Si può compilare il nostro modulo aderendo all'associazione e noi poi trasferiamo i dati alla struttura di medicina trasfusionale, quindi al centro trasfusionale dell'azienda, e che dopo avvierà il processo. Ci si può iscrivere a qualsiasi associazione, l'importante è diventare donatori di sangue, o si può anche non essere iscritti. Quello che a noi interessa è che le persone comincino a credere proprio nella donazione di sangue. Pierluigi Berti, direttore del centro trasfusionale della Valle d'Aosta, qual è l'atteggiamento dei donatori in Valle d'Aosta? Cioè, si dona il sangue da tanti anni? Beh, in Valle d'Aosta c'è sempre stato un forte impulso alla donazione che è, diciamo, coerente con una tradizione di impegno nel volontariato di varia specie. Cioè, ci sono donatori che sono anche, per esempio, vigili del fuoco volontari o volontari della protezione civile. Questa sensibilità nei confronti delle esigenze di una collettività per noi è un valore importante. Ci consente di dare anche una mano a regioni che sono meno fortunate di noi, pensiamo alla Sardegna. È un patrimonio che però va difeso, bisogna continuare a diffondere questa cultura della donazione, altrimenti il futuro non è garantito di per sé, bisogna comunque impegnarsi sempre. Cosa senti in giro che non si conosce bene del donare il sangue? Ci sono dei luoghi comuni, qualcosa da sfatare? Ma luoghi comuni sono che sia un sistema che si basa sull'estemporaneità, il messaggino che arriva, in realtà è un sistema fortemente organizzato dove i donatori sono una parte importante di una catena di qualità e di sicurezza che arriva fino al paziente proprio per garantire il paziente sul fatto che quello che lui riceve è sicuro oltre che essere efficace. E quindi il sistema italiano, che è un sistema regionale perché la sanità in Italia è impostata sull'attività delle singole regioni, è però un sistema in rete fortemente organizzato dove le situazioni di carenza o di eccedenza vengono compensate fra regioni con un coordinamento centrale del Centro Nazionale Sangue. E quindi il donatore locale sa che è una goccia, diciamo, di questo grande mare di sangue che in qualche modo garantisce l'autosufficienza a livello nazionale. Quanto è importante donare sangue? C'è sempre bisogno di sangue? C'è sempre bisogno, il sangue è fondamentale per grandissima parte delle attività sanitarie di elevato livello, i trapianti, i politraumatismi, gli interventi chirurgici, le malattie croniche, neoplasie, malattie ematologiche come le leucemie, le talassemie non potrebbero avere prospettive di guarigione se non ci fossero alla base le donazioni di sangue e la disponibilità dei donatori. Grazie.